Buonasera senatore. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Dunque, allora, è nota insomma la difficoltà, per usare un eufemismo, ad accettare questa riforma del fisco, questa riforma del catasto da parte di Lega e Forza Italia, adesso convergenti, no? Convergenti nell'opinione. Ricordo che insomma un vostro emendamento era vostro o di Fratelli d'Italia, non ricordo, è stato respinto per un solo voto, quindi insomma riguardava la riforma del catasto. Lei sa già che cosa chiederà questa delegazione al Premier Draghi? L'emendamento respinto per un solo voto era un emendamento comune a tutto il centrodestra, sì. Perlomeno nasceva così, sì. Ma scordiamoci questo passato doloroso, ora che il centrodestra ha trovato una sua compattezza e peraltro apro e chiudo una parentesi a beneficio di tutti gli ascoltatori che per esempio riconoscendosi un po' più nel partito in cui io milito anziché in altri, nel partito di Silvio Berlusconi o nel partito di Giorgia Meloni, ci chiedono di fare gesti eroici, di eclatanti, di distinzione delle nostre posizioni. Fatto sta che poi siamo in democrazia e non si vota a minoranza, cosa di cui sembrano essere convinti molti elettori. Purtroppo si vota a maggioranza e quindi noi siamo molto contenti del fatto che il centrodestra si sia compattato attorno a questa battaglia, perché forse non tutti sanno che siccome 23 è maggiore di 22, se si è in 23 si vince, se si è in 22 si perde, certo. E certi ragionamenti di grande politica che sento fare sui social li farei rifare con il pallottoliere alla mano a questi grandi geni di commentatori improvvisati e così si capirebbe che esiste la realtà dei numeri. Per quel che riguarda l'incontro di domani, è un incontro al quale non parteciperò perché andranno i leader politici accompagnati dai capigruppo e la nostra richiesta è una ed è molto semplice. Quindi anche qui non è che ci stanno tanti commenti o tante interpretazioni. Evitare che nella delega ci siano norme che possano contraddire un patto che è l'unico su cui diciamo questo governo è nato in termini programmatici, cioè di non alzare le tasse. Ricordiamoci che questo governo nasce per gestire un'emergenza che non è ancora finita, peraltro, cui se ne è aggiunta nel frattempo un'altra perché non ci stiamo facendo mancare nulla, ma come contenuti di azione concreta quello che si era detto era che non ci sarebbe dovuto essere un centesimo di tasse in più. E grazie a Dio su questa trincea si è compattato tutto il fronte, diciamo così, liberale della maggioranza che sostiene il governo, e io non vedo in che modo questa richiesta potrebbe essere respinta in un periodo come questo. No, però Draghi ha detto in conferenza stampa, e lo ripetono e lo ripete anche il segretario del PD Letta, che non ci sarà un centesimo d'aumento di tasse. Resta difficile, francamente, giuro, non riesco a capire come ciò sia possibile, se non altro perché con l'aumento degli estimi catastali, no, aumenta il famoso indice ISEE, no, per cui certe detrazioni non sono più possibili, insomma, no, sembri più ricco sostanzialmente, no, anche se hai le stesse cose di prima, quindi di fatto anche se ti tolgono delle detrazioni o dei bonus fiscali è come se ti avessero aumentato le tasse, no? Sostanzialmente. Sì, il punto, quello che noi temiamo, una delle cose che noi temiamo è esattamente questa, e rispetto a questa naturalmente una conferenza stampa, esattamente come una lista di domande frequenti, cioè come oggi si usa dire FAQ, però scritto con FAQ, sì. Non come non alcuni all'inglese. Di voi potrebbero pensare, certo. Esatto. No, beh, all'inglese, ma insomma loro magari lo pronunciano, non entro nei dettagli, anche se okay. A me viene in mente spesso di scriverlo in quell'altro modo. Non sono una fonte del diritto, il che non significa che io sto dicendo che non mi fido del mio Presidente del Consiglio.
questo peraltro sarebbe totalmente irrilevante dal punto di vista politico e dal punto di vista giuridico. Significa che siccome diciamo noi siamo tutti di passaggio su questa terra, mentre scripta manent, non dobbiamo pensare a questo governo e a questo premier, ma dobbiamo pensare al fatto che nessun governo e nessun premier deve poter trovare nel testo dei decreti delegati un pretesto per alzare le tasse. Quindi le assicurazioni soggettive che vengono fatte, ed è giusto, io non ho mai visto un politico andare in televisione a terrorizzare i suoi elettori per non farsi rileggere, d'accordo? Questo mi sembra, sono i ferri del mestiere, è importante vedere che si comincia a maneggiarli. Il problema è che c'è, però, Draghi non vuole essere, non deve essere rieletto, no? E questo è il problema, no? Quindi l'effetto Monti, no? In qualche modo. No, ma non sto dicendo che non stavo alludendo a un'ipotetica e secondo me del tutto improbabile campagna elettorale del premier. Questi poi sono fatti suoi, insomma, ha detto lui che lui penserà al suo futuro e siamo tutti convinti che è in grado di farlo. Il mio punto era un altro, era proprio non sul futuro delle persone, ma sul futuro del governo del paese e sul futuro della sua normazione, che per come la vediamo adesso deve scongiurare incrementi di pressione fiscale. Poi qui naturalmente si sommano considerazioni diciamo congiunturali e considerazioni di lungo periodo. Nel momento attuale, con tutta una serie di altri costi che stanno aumentando per le imprese e per le famiglie, è evidentemente assurdo pensare a incrementi della tassazione, ma in generale in termini strutturali abbiamo visto che diciamo il limone è stato spremuto, era già stato spremuto diciamo al tempo dell'onorevole Letta, quando ci fu un rialzo di alcune aliquote IVA che poi ebbe un effetto sul gettito non così paradossale, perché fu negativo, perché è chiaro che se tu aumenti il prezzo esiste una cosa che si chiama elasticità della domanda al prezzo, quando tu aumenti quello che fai pagare ai cittadini esiste anche una cosa che si chiama curva di Laffer, quando tu aumenti le aliquote fiscali il gettito oltre un certo limite diminuisce, perché per tanti motivi che ognuno di noi facilmente immagina. Perché semplicemente uno non ce la fa a pagare, insomma, ecco, questo mi sembra. Perché uno non ce la fa a pagare, perché è incentivato ad entrare nell'economia informale, che significa farsi pagare al nero, tradotto in buon italiano, perché per tutti questi motivi qui, perché le imposte, per esempio, mi riferisco in questo caso a quelle indirette all'IVA, vengono ovviamente traslate sui prezzi e se il prezzo è più alto si compra meno di un bene, quindi alla fine poi c'è meno gettito. Cioè qui bisogna ridurre, semplificare, far partire, per esempio la nostra battaglia sulla cosiddetta mini flat tax non è solo una battaglia per un carico fiscale più leggero che noi speriamo di poter proporre a tutti i contribuenti e non solo agli autonomi, è soprattutto una battaglia per semplificare la vita del contribuente, per ridurre il numero degli adempimenti inutili, per forfettizzare i costi, per consentire sostanzialmente alle persone di pensare a lavorare e di non affiancare a quel lavoro un secondo lavoro, che è il lavoro di come mi interfaccio con i consulenti, col fisco, con l'agenzia delle entrate, con la giustizia tributaria. La cosa curiosa è che questa riforma del fisco non ce la chiede l'Europa, perché dunque io vado qua, c'è chi è andato a verificare sei stato te? Scusa, ti ho dato tu. Diciamo perché sì, ci diamo del tu, tanto ci conosciamo da qualche anno, ormai sarà un decennio. Allora, qui il discorso è sempre il solito. Quando si vuole fare qualcosa di sgradevole, no? C'è l'Europa che si offre cortesemente, o meglio, viene utilizzata come capro espiatorio. Però in questo caso, in particolare il PNRR, non c'entra nulla. Questa non è una riforma abilitante. Nel sito Italia Domani, peraltro tutti i documenti sono reperibili, io illo tempore, cioè a luglio, se non ricordo male, mi ero già andato a guardare la decisione di esecuzione quando uscì del PNRR, lì c'è una griglia dettagliatissima
E questo è un altro problema di cui, vabbè, ne parlo solo a domanda risponderei, certo. Ma insomma, una griglia dettagliatissima di interventi, un cronoprogramma dettagliatissimo. In questo programma non viene menzionata la riforma del fisco, se non indirettamente una eventuale riforma del fisco in questa formula, quando si dice che dal 2023 dovrà iniziare una spending review fatta eventualmente per finanziare una riforma del fisco. Quindi il PNRR menziona la spending review, cioè menziona l'austerità, ma non menziona la riforma del fisco. Viceversa, ci sono provvedimenti che in parte sono già stati presi per quel che riguarda il tema della riscossione, quindi aumentare il numero di avvisi bonari, insomma, questi sono gli interventi che però migliori la riscossione a fisco invariato, senza cambiare le aliquote, senza cambiare i regimi, senza cambiare gli imponibili, senza cambiare nulla. Questo non è richiesto dal... Ecco, ora la cosa curiosa è che sia Enrico Letta che il ministro del lavoro Orlando una settimana fa in televisione sulla 7 hanno detto esattamente il contrario, cioè che la riforma del fisco è una riforma qualificante del piano nazionale di ripresa e resilienza, senza la quale non ti danno i soldi. E quindi qua c'è qualcosa che non torna, no? Bisogna far inghiottire la pillola. C'è un cavillo giuridico che è riferito tutto un meccanismo di rimandi piuttosto complicato, se vuoi in due minuti, certo. ma anche secondi lo spiego. Allora, dove l'Europa chiede di intervenire sul catasto e lo fa da anni è nelle raccomandazioni specifiche per paese. Tieni presente che qualsiasi cosa sbagliata abbiamo fatto in politica economica negli ultimi anni ce l'ha sempre chiesta a torto o a ragione l'Europa, quindi un giorno qualcuno dovrà andare a parlarci. Noi speravamo che questa potesse essere una stagione in cui ci si parlava con l'Europa, però non sappiamo se stia succedendo, non lo sappiamo anche perché non voglio essere polemico, ma nelle commissioni parlamentari nessuno è venuto mai a dirci che cosa stava succedendo in Europa ai vari Ecofin, e questo mai è un pochino troppo poco in un anno e mezzo, e questo mi permetto di dirlo rispettosamente. Passiamo avanti e il discorso è le raccomandazioni specifiche per paese, che sono un documento che ogni anno l'Europa manda ai singoli stati membri eccetera eccetera, ripetutamente avevano menzionato fino al 2019 l'ipotesi di una riforma del catasto da fare, d'accordo? C'è un aggancio nel PNRR secondo cui bisogna che le politiche messe in atto siano in qualche modo conformi a queste raccomandazioni specifiche per paese. Poi si può discutere se questa cosa sia diciamo cogente dal punto di vista giuridico oppure no. Allora, io quello che vorrei dire, per fare un esempio, è che noi dobbiamo smettere di essere sempre più realisti del re. Vi ricordate quando ci fu la sentenza su Tercas, la cassa di risparmio di Teramo, che scatenò una specie di effetto domino da noi, perché poi determinò la decisione di mandare in risoluzione le quattro banche, vi ricordate, Etruria, Ferrara, Chieti, eccetera eccetera. Benissimo, ecco, quella decisione lì fu presa perché la commissaria Vestager aveva detto una certa cosa, aveva detto che salvando Tercas si sarebbe violata la concorrenza, insomma, banalizzo un po' ma per stringere. Benissimo, su quella roba lì la commissaria Vestager ha perso in Europa nei tribunali in due gradi di giudizio. L'Italia peraltro non sta chiedendo i danni, perché è anche difficile capire chi possa adire le corti europee per chiedere danni: il paese in quanto tale, l'istituto bancario, i risparmiatori. Nel dubbio nessuno fa niente, però intanto abbiamo rovinato non una ma sostanzialmente cinque banche, che non ci sono praticamente più, proprio più, e tutto il sistema bancario italiano, che voglio ricordare l'anno dopo questa brillante performance dell'Italia più realista del re, più europeista della Vestager, perse il comparto bancario il 60% in borsa. Allora, quello che voglio dire, quando si parla di catasto bisogna capire che se anche semplicemente si accenna a un potenziale possibile, probabile, eventuale aumento dell'imposta sugli immobili, si influenzano le aspettative del mercato in modo molto negativo. Certo. Banalmente, se tu acquistassi un appartamento sapendo che le imposte aumenteranno,
ovviamente quale vorresti quale pagarlo di meno, insomma, chiaramente. Esatto, perché l'idea è, saprò che dovrò scontare dal flusso, certo, dei redditi futuri maggiori tasse, e quindi capitalizzo un flusso di redditi inferiore, significa che il capitale. Senti, allora, una domanda piccolo, proprio specifica, ma questa roba del catasto andrà anche a colpire le prime case? In realtà andrà a colpire indirettamente, no? Se, proprio col discorso dell'ISE, ma non sarà tassata anche la prima casa? Allora anche lì ci sono dei margini, diciamo, di attualmente sembra che le prime case siano tenute fuori dallo spettro della normativa, e che peraltro, diciamo così, rende un po' ridicole tutta una serie di del tipo allora voi non volete volete che i ricchi non paghino le tasse. Io non conosco nessuno, diciamo, che si compri la seconda casa in periferia, cioè, non so se mi spiego, insomma. Quindi non è il tema privilegiamo il centro e penalizziamo, sento dire un sacco di cose inesatte. Fatto sta che però purtroppo alcuni esempi che abbiamo fatto lo dimostrano. Esiste oggettivamente un tema, una preoccupazione in questo senso, ma perché? Perché appunto è oggettiva, è nelle cose, nessuno ne parla, per il momento non ci sono elementi, ma siccome il debito pubblico è cresciuto prima dal 115 al 131% grazie all'austerità di Monti, poi dal 130 al 150 grazie alla pandemia, poi adesso sta scendendo, ma la guerra secondo me ci rimetterà in difficoltà, ed è probabile, insomma, noi ormai abbiamo un debito pubblico al 150%. L'atteggiamento dei partner europei è fondamentalmente: cari italiani, mettete la vostra ricchezza privata a garanzia del vostro debito pubblico. Quindi sempre lì si andrà a parare, cioè a proporre provvedimenti che estraggano gettito, certo, dai risparmi degli italiani. Ora, siccome essere risparmiatori non è una colpa, il nostro atteggiamento è che punire chi ha risparmiato non è accettabile. Ecco, allora arrivo rapidamente all'ultima domanda, perché dobbiamo purtroppo salutarci, sulla questione fisco. Può cadere il governo? Può rompersi la maggioranza? Ma la domanda è assolutamente lecita. Non voglio eluderla. Io credo che noi ci atterremo alle nostre posizioni di buon senso, con la dovuta fermezza. È più di un anno che lavoriamo in modo costruttivo, proprio in questo momento stavo lavorando con il gruppo che abbiamo creato, il nostro gruppo interno Lega, su limare le parole di un possibile compromesso. Cioè è un anno e mezzo che andiamo avanti così, e abbiamo cercato di fare il possibile per venire incontro alle esigenze di tutti i gruppi parlamentari, che voglio ricordare a giugno dello scorso anno, perché Matteo Salvini desiderava che si giungesse a un compromesso, e quindi noi siamo giunti a un compromesso, aveva votato quello che sembrava essere un compromesso accettabile per tutti, tranne che per l'EU, che si astenne, e ci sta, voglio dire, rispettiamo la loro posizione politica. Sinceramente, il fatto che la minaccia di far cadere il governo, o anche quella di mettere la fiducia, non siamo certo stati noi a farla, la consideriamo una boutade, e con grande serenità affronteremo gli scenari che si presenteranno. Ecco, noi ci siamo. Quindi se vi costringono a ingoiare l'amara pillola, ne trarrete le conseguenze. Dai, per sintetizzare nel salutarci, diciamo. Io non credo che ingoieremo un'amara pillola, sinceramente. Credo e spero di no, perché questo significherebbe che
c'è una divergenza di idee su che cosa significa non far pagare un centesimo in più. Ora, siccome diciamo la politica è fatta di opinioni, ma l'aritmetica e le tasche dei cittadini sono fatte di fatti, lì sarà abbastanza semplice capire che strada prendere, insomma, mi sembra certo. E poi comunque domani c'è l'incontro. Senatore Bagnai, grazie, buona serata, buon lavoro, grazie del suo tempo. Grazie a voi. Buona serata.